lo spazio alla nostra leader Giorgia Meloni. Voglio soltanto ringraziare innanzitutto tutti voi che siete qua, perché voi siete la nostra forza. Voglio ringraziare i nostri candidati della lista di Fratelli d'Italia e voglio dire al sindaco, che io già chiamo così perché sono certa che qua porteremo Lecco di nuovo alla vittoria, che Fratelli d'Italia c'è, che nella vita da soli non si vince mai, caro candidato sindaco, e tu hai una squadra fantastica, perché come hai detto abbiamo fatto veramente una lista molto molto forte, una lista di Fratelli d'Italia che anche qua, ringrazio anche la destra di Lecco che quest'anno si è aggiunta a noi, anche a quella componente civica che ha voluto sostenere il progetto di Giorgia Meloni, per cui vi ringrazio. Mi raccomando, pochi giorni al voto, ognuno di voi può fare moltissimo. Andate in giro, perché questa è una partita per questa comunità molto importante, per riportare Lecco ai grandi splendori. Pensiamo soltanto al turismo, c'è qua il nostro assessore in regione dove non è stato fatto più assolutamente niente. Grazie, forza e viva Fratelli d'Italia! Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie per questa bella presenza, alzo la voce perché da dietro sento dire, ma la voce è una cosa che non mi manca, quindi grazie a voi. La verità è, ce lo dobbiamo dire, che ormai ovunque andiamo sul territorio nazionale le persone che vogliono portare il loro consenso, il loro entusiasmo attorno al progetto di Fratelli d'Italia sono più di quelle che magari noi immaginiamo, anche in orari non convenzionali per iniziative di questo tipo, ed è per noi ovviamente una grande emozione e anche una grande responsabilità. Però voi sapete che Fratelli d'Italia è un partito che non vi ha tradito mai e che mai lo farà. Per noi la parola data ai cittadini vale più di qualunque cosa. Quando andiamo al governo di un'amministrazione comunale, di una regione, o quando andremo al governo nazionale, noi ci andiamo solo ed esclusivamente se possiamo fare la differenza, se possiamo dare le risposte che i cittadini stanno aspettando, se possiamo mantenere la parola data e se possiamo dimostrare che c'è un'altra politica rispetto a quella che avete visto in questi anni. C'è una politica che non sta lì a preoccuparsi di se stessa, delle proprie poltrone, della propria sopravvivenza, ma che vive il suo impegno come missione per i cittadini, come una autentica missione di supporto alla propria nazione, alla propria patria. Lo vogliamo fare anche qui a Lecco, in questa città straordinaria, vittima dell'immobilismo della sinistra degli ultimi anni. Perché quello che abbiamo raccontato stamattina in questa breve passeggiata con Peppino, con Fabio, che ringrazio, con tutta la classe dirigente, i candidati parlamentari di Fratelli d'Italia, nei piccoli grandi simboli che abbiamo visto in qualche metro, beh, questo dice. Dice che questa è la città di Alessandro Manzoni e è un teatro chiuso da anni. Dice che questa è una città che ha la fortuna, perché noi siamo stati fortunati. Nostro Signore ci ha dato delle cose straordinarie da vedere, nelle quali vivere. E questa è una città straordinaria che può vantare una montagna che va giù dritta direttamente sul lago, e non abbiamo un lungo lago degno di questo paesaggio. È l'unica città su questo lago a non avere un porto, e le sue attività commerciali, non c'è un cinema, le sue attività commerciali che ormai già nel dramma di una realtà nazionale che chiaramente anche nel post-Covid hanno enormi difficoltà. Voi sapete che noi abbiamo configurato Fratelli d'Italia negli ultimi anni come un partito fortemente produttivista. Noi stiamo a fianco delle aziende, dei commercianti, degli artigiani, degli agricoltori, di tutti quelli che ogni giorno si rimboccano le maniche e costruiscono la ricchezza di questa nazione, perché la ricchezza non la crea lo Stato la può redistribuire, ma la creano le imprese, e l'unico modo di far crescere questa nazione è aiutare le sue imprese, e noi rifiutiamo quella cultura che fa di tutto per far chiudere le imprese per poi dare loro il reddito di cittadinanza, mantenerli con la paghetta di Stato e tenerli servi della politica. E anche qui, in questo territorio, le attività commerciali con le loro grandi difficoltà,
tassazione e la burocrazia le conoscete tutte, ma anche l'insicurezza, perché quello che si è visto in questo territorio, con i tavolini bruciati di notte, con le risse in pieno giorno, con una situazione ormai fuori controllo che chiaramente produce povertà. E ricordatevi, e vale la pena ricordarlo anche alla sinistra, che su questo, che questo non l'ha mai capito, che la sicurezza è lo strumento principe per difendere i più deboli di questa società. Perché se non c'è sicurezza e se non viene garantita legalità, allora chi avrà i soldi per potersi permettere la scorta o le macchine blindate sarà al sicuro e tutti gli altri saranno esposti. E invece noi vogliamo una nazione nella quale le ragazze siano libere di camminare in mezzo a un parco, le donne non debbano avere paura a girare di notte, i commercianti non debbano blindarsi per evitare di vedere i loro tavolini dati a fuoco durante la notte. Una città di persone libere, una nazione di persone libere. Questo non si può fare con la sinistra, perché loro su questo non ci sentono. Per loro chi non rispetta le regole è un punto di riferimento, per loro gli spacciatori vanno coccolati, i clandestini vanno coccolati, chiunque non rispetti le regole va coccolato, chi invece rispetta le regole lo coccolano l'agenzia delle entrate e cerchiamo di tutto per farlo chiudere e per massacrare. Non è la nostra cultura, non è la nostra mentalità. Noi crediamo nella legalità, nel rispetto delle regole, nel buonsenso e nel valore della nostra nazione, della sua identità, delle sue bellezze, del suo marchio. Perché, e chiudo, in tempo di globalizzazione la nostra forza, la cosa più importante che abbiamo è l'identità. Sono questi scorci, sono la nostra cultura, sono il sono saperi che si tramandano di padre in figlio, sono prodotti che si trovano solo